Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Amici di Voci.fm, buon pomeriggio da parte di Marco Picchio. Continuano le interviste delle nostre grandi voci, quelle della nostra community. Oggi ospitiamo una cantante, un'attrice, una speaker, una voiceover. Si chiama Sonia Milan Patton. Esatto. Ho detto bene? L'hai detto giustissimo. Vai, alla grande. Perché il cognome comunque è americano, giusto? Allora, Milan era veneto perché mio papà era veneto. Patton è il nome acquisito a mio marito americano. Perfetto. Allora, Sonia, fai veramente tante cose, il tuo curriculum è pieno di tante informazioni. Partiamo dalle tue esperienze di cantante musicista con tuo marito, appunto, che si chiama Greg, giusto? Greg, sì. Voi vi siete incontrati, da quello che ho visto io, sul sito di Cat Stevens. Quindi spiegami un attimo com'è successa questa cosa. Avete inciso un album, fatto un tour, una cosa veramente grande. È stata una cosa fortuita e molto casuale. Io mi ero iscritta al sito di Cat Stevens, che adesso non esiste più, si chiama Yusuf Islam, ma quella è un'altra storia. Piaceva parlare inglese e non avevo tante occasioni di parlare inglese, quindi mettendo delle cover mie di Cat Stevens, che è un cantante che mi piace molto, una natura che mi piace molto, lui mi ha sentito e ha detto: "Nice cover, hope more on the way, Patton." Mamma mia, Patton. E così da lì è iniziata la nostra storia. Dopo 10 giorni lui ha fatto il passaporto, mi ha chiesto: "Ma do I need a passport to come to Italy?" Yes. So è venuto in Italia, ci siamo incontrati e la sua storia è bellissima. Abbiamo cominciato a scrivere canzoni, abbiamo fatto un album che è su iTunes, si chiama Like Free Butterflies, abbiamo scritto più di 100 pezzi. Poi io mi sono ammalata, purtroppo ho avuto un tumore nel seno, quindi ho dovuto bloccare per un po', però tutto risolto. E nel frattempo, anzi, devo dire che il risvolto positivo è che ho scritto altri pezzi. Quindi questo sito di Cat Stevens, di quello che era Cat Stevens, è servito a far nascere un amore, un lavoro, una vita. Questo una è capitato vita. In che anno? Questo era il 2005. L'album si chiama Like Free Butterfly, quindi come farfalle libere, diciamo. Come farfalle libere, perché io ero appena uscita da un divorzio. Ah, ecco. Quindi ero libera. Lui anche, quindi eravamo come farfalle libere. Libere, perfetto. Dunque, tu sei anche attrice, autrice, tecnico del suono. Ecco, quali sono le tue esperienze in questi altri settori? Allora, io ho fatto per molti anni, insieme al mio primo marito, facevamo noi i nostri album, li registravamo noi quando ancora c'erano i Revox a bobine. Sì. E quindi ho una lunga esperienza bei tempi. Poi ho lavorato per quasi 10 anni con una compagnia teatrale che fa spettacoli en plein air, e lì ero la direttrice artistica musicale, quindi mi occupavo di tutti i CD degli spettacoli, li andavo a registrare io prima sala d'incisione, poi ho detto: "Aspetta un attimo, li registro io che risparmiamo anche dei soldi." E quindi mi sono data da fare, ho comprato tutte le apparecchiature, tutto quello che mi serve per registrare, e ho l'orecchio, come si suol dire, certe cose o le hai o non le hai, certo. È un dono. E quindi io sento molto tutti i rumori, tutte le cose, quindi anche adesso nel mio studio di registrazione, dove mi trovo adesso, sto già registrando degli audiobook, sto registrando dei corsi di meditazione, ho doppiato un film già, mi sono iscritta a un corso di doppiaggio, sì. Noi di Voci.fm siamo molto legati al mondo del doppiaggio, della radio, del doppiaggio in modo particolare. Quindi che cosa hai doppiato? Ho doppiato un film che si chiama L'equilibrista con la stella e che uscirà nel 2021. È la storia di una ragazza che fa l'equilibrista nel tempo di guerra, lei è ebrea e quindi è una storia sulla Shoah, e io facevo la nonna. Vabbè. Però una nonna sprint, una nonna anche giovane, bella, dai, diciamolo pure, no? No, è stata una bella esperienza, non avevo mai doppiato. Mi sono iscritta alla scuola di doppiaggio di Roma e ultimamente il mio maestro Bruno Alessandro, che è un famoso, insomma, mi ha detto: "Tu sei un'attrice con le palle", perché a prima lezione ho spaccato. Bene, quindi un biglietto da visita alla grande, no? Nella prima lezione. Sì, sì. Senti, hai fatto mai qualcosa nel mondo della radio, per curiosità? Radio, ho partecipato a Carissimi la nebbia agli irticolli, anni e anni fa, dove non mi ricordo neanche chi era che ci ospita. No, diciamo come ospite, ma non come conduttrice. Ok. Tu, ho letto sempre dal tuo curriculum che tu conosci perfettamente italiano, inglese, quindi parlato, scritto, spagnolo, no? E fin qui tutto ok, no? Quindi conosci bene le lingue, ma i dialetti, il napoletano e il milanese, come li hai imparati e quando li usi? C'è una storia lì dietro. Io avevo 2 anni, io ero molto pigra a parlare e facevo indicavo tutto. Poi è successo il magico: ho dei parenti a Castellammare di Stabia, perché il fratello mio nonno ha sposato una signora lì, quindi sono andata in vacanza lì. Quando sono tornata a casa, sono stata 3 mesi lì, mia mamma si è messa le mani nei capelli e fa: "Signurla è diventata una terona." Ma in modo bonario, ovviamente. Ho capito, diciamo, ma ci mancherebbe. Mamma, quando stai scucciando, mamma, piccia luce. E infatti io adesso, quando per esempio anche degli spettacoli napoletano con un mio caro amico che faceva parte della compagnia di quelli di Grocca a Milano, che sicuramente conoscerai, Osvaldo Salvi, che faceva "Uè, pullo genè", e io facevo la posteggiatrice, cioè andavo in giro nella sala a cantare con la chitarra. Beh, facci sentire qualcosa al volo, dai. Chi sì, tu sia canaria, chi sì, tu sì l'amore, tu sì l'amore. Capure quando chiove, canta e canzona nuova.
Gesù, ma come chiove. Canti benissimo e sei anche una brava attrice, ti giuro, da profano un po', però ti dico che è così. Dai, brava, brava veramente Sonia. Di tutte queste cose che fai, qual è quella che ti coinvolge di più? Adesso come adesso, questo che sto facendo, stare in studio, anche perché sono costretta a stare qua, perché io da 10 anni con mio marito siamo sulle navi da crociera, io sono capo musicista della MSC Divina, è solo che adesso le navi sono ferme, tra l'altro c'è su tutta la mia roba sulla nave, quindi per il momento io faccio questo, tra l'altro è un lavoro che mi posso portare anche sulla nave, questa è una cosa interessante perché basta smontare lo studio, me lo rimonto di là, quindi certo, non c'è problema. Però quello che più mi coinvolge adesso sono gli audiolibri, mi piace tantissimo recitare il libro e ho anche scritto delle cose perché sono anche autrice, ho fatto dei video book, cioè ho raccontato una storia tramite delle immagini che ho messo insieme io, ispirate, ne ho sul mio sito, ne ho messi alcuni, invitando anche la gente, dice non so, avete un ricordo a cui vorrete rendere onore, fate un video oppure fate un audiobook, voi mi raccontate. Adesso sto scrivendo un romanzo di una persona che mi ha raccontato la storia di sua madre, che è una storia bellissima, mi dà degli input e io scrivo un romanzo e poi gli ho promesso che gli farò anche l'audiobook a gratis perché è troppo, una storia che mi coinvolge troppo, sì, piace molto. Faccio un breve riassunto e dico che se c'è qualcuno che vuole contattare Sonia lo può fare tramite anche il sito, dici qual è il tuo sito? soniamilanpatton.it oppure tramite il nostro profilo su voci.net, quindi lì trovano tutti i link. Benissimo, Sonia, ti ringrazio, sei stata simpaticissima e bravissima. Grazie mille a voi, buon lavoro a tutti voi. Anche a te. News dal mondo della voce. Radio doppiaggio. Voci.fm, il magazine.